Sam, stai bene? Ho riletto i tuoi dati. Sembra che tu sia incappato in una supercella e sia riemerso un istante dopo dall'altra parte di Ground Zero, non lontano da Portal City. E come sono finito qui? Te lo ricordi, Victor? Ti ha trovato svenuto vicino al porto e ti ha portato qui dentro. Può darsi che il padre di Lucia, Cliff, ha detto: ridammi il mio baby. È impossibile. Cliff è nato. Mi ha dato questo. Forse cerca di dirci qualcosa. A proposito dei baby, magari di come sono stati creati. Non mi sembrava che volesse farci del male. Sembrava come se volesse solo parlare. Hai detto che teneva prigioniero il direttore sulla spiaggia? Sì. Avranno dei trascorsi che non conosciamo. Loro e Bridget. È strano che tu dica questo. Ti dovrei far vedere una cosa. L'ho trovata negli archivi rovistando tra i fascicoli. Si tratta di un messaggio registrato dal direttore. C'è scritto: nel caso non tornassi. Allora, questo messaggio è la mia garanzia, nel caso mi succeda qualcosa. È riservato alla Bridges. E spero davvero che siate voi a guardarlo. Ho ricevuto un invito da Amelie. Diceva che mi avrebbe portato alla spiaggia. Ma mi serviva questa bambola per trovare la strada. È una trappola. So che è così, ma ho deciso di stare al gioco. E anche voi siete sempre stati al gioco. Sapete che la maschera nasconde ben più della mia faccia. Ebbene, anche Amelie è un guscio vuoto. Niente passato. Niente tracce della sua esistenza. È un fantasma. E il problema con i fantasmi... Io non ho mai visto Amelie di persona. E voi? Mai vista in carne e ossa? Ho stretto la sua mano? Ho toccata? La squadra originale che avevamo inviato fu divisa in due gruppi. Amelie era con il primo. Mama e Hartman con il secondo. E non erano in diretto contatto con lei. Sì, il gruppo di Amelie fu decimato a Edge North City. Tutti a parte lei. Tutti quelli che potevano rivelare che non esisteva. Stronzate. Lei esiste, io l'ho toccata, capito? E anche lei... Beh, io ho solo interagito con il suo ologramma. Te lo ripeto, io l'ho vista di persona. Tante volte da bambino. Sì, ma sulla spiaggia. Ecco cosa ha detto la presidente di sua figlia. Amelie nacque sulla spiaggia. Mentre il suo K rimase lì, il suo A giunse in questo mondo. Questa separazione di corpo e anima le fece passare gran parte dell'infanzia in ospedale. Se la sua salute era scarsa, i suoi livelli di Dooms erano fuori scala. I suoi talenti sovrannaturali si moltiplicavano man mano che cresceva e superava i propri limiti. E già all'età di 20 anni... poteva andare e venire dalla spiaggia corpo e tutto. Ed è lì che iniziò a passare tutto il suo tempo. Ora, se voi volevate parlare con Amelie, era tramite ologramma o niente, per volere della presidente.
Ho giurato fedeltà alla Presidente e all'America. E per me la sua parola era legge. Quando mi disse che Amelie era sua figlia e la migliore candidata a succederle, io le credetti. Ma con gli archivi ripristinati, non resistetti e approfittai delle mie credenziali d'accesso. Ed è così che ho scoperto che Bridget aveva avuto un tumore all'utero dopo i 20 anni. E non poteva avere figli. Capite? Non vi quadra, vero? È impossibile che Amelie sia la figlia biologica di Bridget. Da dove viene, allora? E chi è? È una persona reale? Possiamo essere sicuri che Amelie sia un'entità istintiva, se non sappiamo nemmeno che Amelie sia Amelie? E la teoria E.E. potrebbe essere una stronzata. Ma se non lo è, se è lei la causa del Death Stranding, allora devo accettare il suo invito. Ho caricato la pistola con emoproiettili, con il sangue di Sam. Connette la pistola a lei, a me, a lui, a tutti noi. Questo significa che posso portarla con me sulla spiaggia. Fermerò quello che lei ha iniziato, fermando lei. Un'ultima confessione. Sono solo un uomo. Niente poteri, niente di speciale. Non ho le Dooms e neanche sono un riemerso come Sam. Non so un bel niente sulla morte, non l'ho mai provata. Però sono stato all'inferno. Ogni campo di battaglia era un inferno. Ma per quanto terribile fosse, non sono mai morto. Perché io non ho fatto altro che fuggire dalla morte. Beh, ora devo andare. Amelie mi chiama. Bridges, non mi abbandonare. Dopo averlo registrato, il direttore è saltato sulla spiaggia. O meglio, Amelie ce l'ha fatto andare. L'ho visto puntare l'arma contro Bridget. Cliff è arrivato e l'ha portato via. Credevo fosse andato laggiù per affrontare Amelie. Sì, c'era anche lei. È stata lei a farmi uscire. Ah, ora tutto mi sembra chiaro. È incredibile che non ci sia arrivato prima. È stata Amelie! Che è successo? La rete chirale ci ha mollato. Secondo Lochne, tra non molto sarà proprio inutilizzabile. Tutto quel lavoro è stato per niente. Fammi finire quello che stavo dicendo. Glielo dico io. Fragile. Che faccia, dovresti riposare. Lo so. Dovrei dirti una cosa. Ho fatto una chiacchierata con X alla spiaggia. Non ci ha messo molto a parlare. Ha detto perché ti ha tradito. Ha ideato lei questo piano. Cosa? Lei era il loro capo. I terroristi, le voragini, tutta la storia dell'estinzione. Amelie era dietro tutto quanto. Lei non c'entra un cazzo. Lo so che non ci puoi credere, ma conferma ciò che Die Hardman ha detto. Higgs mi ha tradito per colpa di Amelie. All'inizio lui voleva espandere i suoi territori e il mio potere gli era utile. Ed è così che ha iniziato a lavorare per me. Non era un terrorista. Voleva raggiungere più persone. Ma poi arriva lei con capacità molto maggiori delle mie. Cavolo, controllava persino le CIA. E Higgs decide di seguirla. Ed è allora che l'ha reso un fattore di estinzione. Amelie gli ha dato il suo potere? Sì, ne ha fatto il suo Homo Demens. E allora, Bridget, mi spieghi cosa ci faceva sulla spiaggia? Hai una risposta pure per questo? Lo so che è dura da mandar giù. Ma Higgs ha ammesso che Amelie è un'entità istintiva.
Ho visto la sua capsula e non c'era nessun BB lì dentro. Guarda invece che cosa c'era. La stessa bambola che aveva Die Hardman. Questo è il loro Bridge Baby. L'idea che i terroristi ripresero la tecnologia BB e la Bridges decise di imitarli è un'idiozia. I loro metodi e i tuoi sono completamente diversi. Il tuo BB ti collega al mondo dei morti. Questa li collega ad Amelie e alla sua spiaggia. Lo sai chi altri aveva bambole come questa? Cliff. E le portava sui campi di battaglia. Cliff, Higgs e il direttore. Tutti e tre sono stati cooptati e controllati da questa entità istintiva. E chi è questa E.E. in realtà? È Bridget? È Amelie? Secondo me le risposte si trovano sulla spiaggia. Vediamo che vuole e perché. Se noi riusciamo a venirne a capo, magari possiamo ancora impedire il Last Stranding. Tu devi trovarla, Sam. Sì, chiunque lei sia. Oh. Lei ti aspetta sulla spiaggia. Sbrigati a tornare a est. Sam, il collegamento è instabile, quindi sarò breve. C'è un incarico per te. La salute di Fragile sta peggiorando. Se entra in coma, non è da escludere che la sua anima rimanga arenata sulla spiaggia. Ha bisogno di criptobiondi e in fretta. Per fortuna la Fragile Express ne ha una scorta a Port North City. Dovresti prenderne un po' quando passi di lì. I dettagli li trovi nel terminale di sopra. Ti prego, Sam, è importante.
che giorno è oggi, Bibi? Oggi sarebbe un giorno molto speciale se tua mamma non fosse. Non sei ancora nato. Ma più candele abbiamo, meglio è, giusto? Presto per te arriverà il momento di venire al mondo. Te lo prometto. E allora faremo una grande festa. Beh, buon compleanno. Gli ordini al terminale. Saranno bloccate fino alla partenza. Accettato. Benvenuto, Sam Porter Bridges. Non dimenticarti che quella cassa non è sigillata. Non la devi immergere nemmeno in parte. Cade incessantemente. Di conseguenza, le strutture che hai costruito qui sono state completamente distrutte. La buona notizia è che abbiamo recuperato tutti i carichi e li abbiamo trasferiti al centro logistico di Capital North City. Ma c'è un'altra brutta notizia. Le stampanti chirali sono inutilizzabili per via dell'instabilità della rete. Date le circostanze, ti potresti rivolgere ai tuoi colleghi corrieri perché ti diano una mano. Ma è una scelta che spetta a te. Sono certo che ci aiuterai, come hai sempre fatto.
Bacerei, grandissimo figlio di puttana! Credevo fosse finita! Ah!
fragile e in coma da parecchio ormai. Ma con i criptobionti che hai portato, dovremmo riuscire a risvegliarla. E se tutto va bene, basterà dargliene qualcun altro per rimetterla in sesto. Ottimo lavoro, Sam. Sam! Sei tornato. Sarà stato un viaggio complicato, specialmente da solo. Ora tutta la squadra è di nuovo insieme. Tutta la squadra? Anche da Yardman? Tutto quell'andare e venire dalle spiagge in così breve tempo. La materia chirale ha contaminato le cellule, di fatto causando un jet lag a livello molecolare. Di conseguenza ha alterato i suoi meccanismi omeostatici. Non temere, non è affatto in pericolo, ma ha bisogno di riposo. Ma allora dov'è il direttore? Lo stanno curando in un'altra stanza. È stato ritrovato a terra fuori dall'area di isolamento. Come te quando tornasti dalla spiaggia di Cliff. Anche dopo la contaminazione, ha bisogno di parecchio tempo per riprendersi. Sam, ce l'hai fatta. Hai fame? Grazie. Vedo che hai ancora bisogno di me. Chi l'avrebbe detto? Comunque, il tempo stringe. Dico bene? Sam è tornato. Il grande messo. L'unico che può raggiungere la spiaggia di Amelie. Non sei in condizioni di farlo. Non dovresti farlo tu e neanche Sam. Durante le mie ricerche della spiaggia di Amelie, sono giunto a una scoperta straordinaria. Se le spiagge fossero un multiverso, la sua sembrerebbe esistere su un piano più elevato del nostro. Io posso andare sulle spiagge degli altri, ma la sua è impossibile da raggiungere. È invisibile, inaccessibile, anche per Fragile, temo. Immaginatevelo come un sistema circolatorio, se volete. Ognuna delle nostre spiagge è un singolo capillare, ma la spiaggia di Amelie è il cuore che pompa sangue a tutti gli altri. I capillari sono subordinati a un grande organismo. Organismo governato dal cuore, che detta la direzione, che detta il flusso, che detta tutto quanto, controlla tutto quanto. Non lo capite? È lei che ha il controllo. Tu puoi provare a viaggiare controcorrente e a raggiungerla, ma una volta laggiù, se lei non volesse lasciarti andare, se lei volesse tenerti con sé, può farlo. Fragile e Die Hardman sono fuggiti dalla sua spiaggia. Per noi non credo sia stato diverso rispetto a te. Non me ne sono andata per mia volontà. Ci sono stata costretta, espulsa, diciamo, da lei. Costretta? E perché? Questa è solo una teoria, ma... lei vuole te. Vuole che torni da lei. Il suo ultimo desiderio, non ti pare? Allora è così, eh?
Amelie è l'E e questa è la sua ultima mossa. Tanto per chiarire, per fermare il Last Stranding e riportare a casa la pelle, devo tornare alla sua spiaggia e farle cambiare idea. È come ho detto. Esatto. Lo so che sembra un cliché, ma sei l'unica speranza. Ma francamente, dubito che tu le farai cambiare idea. Se non la farai ragionare, allora dovrai ucciderla. E se la ucciderai, salverai il mondo, ma poi ne rimarrai tagliato fuori. Per sempre. Tanto vale ufficializzare la cosa. Sei pronta a consegnare il pacco? Parlerò con lei. Forse mi ascolterà. Ma per come è ridotto il pianeta, ritarderemo solo l'inevitabile. Eppure, se guadagneremo tempo per creare qualcosa di meglio, una prospettiva di vita, almeno per un altro po'. Penso a una donna che ha dato il meglio in un'occasione simile. Niente dura per sempre, neppure il mondo. Ma dobbiamo preservarlo quanto possiamo, giusto? Tappare i buchi, cambiare i pezzi, cose del genere. Così potremo dire che ci è andata bene, che abbiamo vissuto. Però non ti piaceva maneggiare le cose con cura. Perché era già difficile tenere insieme la mia vita. Quando ci siamo visti alla grotta non mi importava altro che sopravvivere fino al giorno dopo. Di sicuro non mi importava dell'America o del futuro. Vivevo una menzogna, tormentato dai rimpianti. Ero a pezzi. Ma da un certo punto in poi ho iniziato a cambiare. Ho incontrato persone che mi hanno fatto pensare che non tutto fosse da buttare. Persone che hanno avuto fede nel futuro e in me, che hanno tenuto accese le luci in attesa della speranza. Perciò io devo farlo per il loro bene. Anche se significa non tornare più indietro? Sarò fottuto anche se non lo faccio, no? Prenditi cura di lui. Certo. Non ho trovato madri esanimi a est di Port Knot City. Ha fatto fin troppo. Ora basta. D'accordo. Farò del mio meglio affinché si rimetta in sesto. Concentrati. Aiutami a trovare Amelie. Avvicinati a lei, Sam. Pensa a lei. So che le vuoi bene. Le vuoi bene! Siamo!
I gave you my heart.